Abbiamo ideato un connubio tra l'arte contemporanea e la moda. Tutti gli abiti che voi vedete, per la maggior parte, sono abiti di aziende italiane, dove noi abbiamo lavorato e abbiamo unito, oltre a questi capi d'abbigliamento, dei video. Prima faremo passare il video e poi passeranno le ragazze. Io qui ho un personaggio, vieni per favore, che vi presento. Tu ti chiami? Mi chiamo Thales. Allora, Thales, te stai portando addosso una maglietta. È un progetto che noi stiamo portando avanti da anni, da un po' di tempo, che si chiama Artisti nei territori, Artisti del territorio, dove l'arte storica del territorio si unisce all'arte contemporanea. E abbiamo praticamente denominato questo progetto marchiandolo girati Fashion Paint. Quindi è il nostro simbolo dell'arte italiana. Dovete sapere che lui proviene dal. E Dal Brasile. io vorrei sapere, visto che te provieni dal Brasile, quali sono, le zone più caratteristiche del tuo paese per quanto riguarda, diciamo, l'architettura o, diciamo, alcune opere importanti e da dove tu provieni? Beh, l'opera più importante è a Rio de Janeiro, la città da dove provengo, ed è il Cristo Redentore. Praticamente il Cristo Redentore è stato fatto nel 1931. È stato creato e ideato da un prete che ha chiesto alla regina Isabella di creare un'opera religiosa ed è stato anche nel 2007 una delle meraviglie del mondo. Praticamente è l'opera che rappresenta il Brasile e tutta l'arte brasiliana. Da quanti anni è che vivi in Italia? Sono quasi 20 anni che vivo in Italia. Eri piccolissimo quando sei venuto. Avevo 4 anni. Quindi vi siete trasferiti con tutta la famiglia. Ci siamo trasferiti qua con tutta la famiglia, abito a Bologna, un'altra città d'arte, e prima di Bologna ho vissuto a Ferrara, che è un'altra città molto importante per l'arte italiana. È bellissimo questo connubio fra Brasile e Italia. Io spero che veramente le persone possano comprendere determinate cose. E con l'Italia di oggi sinceramente non è molto semplice, però ci stiamo provando. Allora, tu mi aiuterai dove noi inizieremo a far sfilare la linea di Angela Martinelli, che ha il mio stesso cognome, quest'artista, ma dovete sapere che non è mia parente. Ci siamo conosciute in una mostra collettiva su nella Valtellina, insomma quasi al confine con la Svizzera, ed è stato un connubio. Questo connubio sta andando avanti per i territori, per le fiere dell'arte, mi sta seguendo come Annalisa Geller in tutto quello che noi facciamo. Cos'è che il gruppo vuole fare? Il gruppo vuole ripristinare dei valori artistici, culturali dell'Italia del passato e portarli come un messaggio di oggi, portarli nelle arti fiere, portarli nei territori e perché no, creare un movimento artistico che sarebbe meraviglioso, unire l'arte storica del territorio con l'arte contemporanea. Guardate lo stile com'è cambiato. E dietro c'è il nome dell'artista Angela Martinelli, quindi voi potrete notare come le opere possono diventare spunto di stile italiano e l'abito non fa altro che prendere il nome dell'artista, avendo un capo assolutamente unico e irripetibile. Un applauso per favore, grazie. Questa è un'altra opera di Angela Martinelli, dove è questa l'innocenza. Dietro è rappresentato com'è effettivamente nel dipinto, fatto con materiali da stoff. Davanti vedete l'opera stilizzata, studiata in funzione del capo d'abbigliamento. Questo cosa vuol dire? Questa è arte. Noi abbiamo perso questo processo di lavorazione. Noi abbiamo perso la nostra italianità. Cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di risensibilizzare l'opinione pubblica e far comprendere la grandezza degli artisti italiani che possono diventare spunto emotivo per il Made in Italy.
dandosi, facendo conoscere artisti emergenti, e dove il capo d'abbigliamento, oltre che ad essere uno stile, diventa un mezzo di comunicazione per l'arte contemporanea, per i giovani. Prego. Applauso all'artista, per favore. Allora, questo è un connubio che siamo riusciti a fare, Angela, con tanta fatica. Allora, dimmi te cosa ne pensi di questo messaggio che noi stiamo cercando di dare con molta fatica, che te fai la restauratrice, hai fatto la scuola, siamo tutti dei professionisti noi e noi sappiamo di cosa parliamo. Te hai restaurato delle opere straordinarie, hai fatto degli affreschi, io lo so quello che hai fatto. Cosa ne pensi di quello che ho fatto io e che alla fine te hai voluto unire, cioè ti sei voluto unire a questo progetto? Beh, diciamo che l'arte per l'italiano, per tutti i popoli comunque, la testimonianza del loro essere, vivere e la traccia che lasciano nella storia, nel tempo. Attraverso l'arte noi abbiamo testimonianze del nostro passato, ma sono semplicemente semi per un futuro, per il nostro futuro, perciò l'arte è importante per tutti i popoli perché è quello che noi siamo, è lo spirito dell'uomo che vive e continua a vivere nel tempo. Quindi è importante valorizzare l'arte in tutti i suoi aspetti, dalla musica, alla poesia, alla moda, alla fotografia, cioè tutto ciò che è arte e creazione è semplicemente l'uomo. E unire tutti i mestieri, non è meraviglioso? Sarebbe il massimo riuscire. E l'hanno voluto separare. Vabbè, noi cerchiamo di tornare a un'armonia principale, un'armonia originaria e principe, dove tutti ugualmente riescono a suonare la propria musica. Comunque, guardate bene sulla rivista Arte Mondadori, sul catalogo d'arte, quest'artista, perché veramente merita, ha una mano straordinaria, sa lavorare veramente bene, una mano molto felice. Vedo che stai portando l'abito anche te in rappresentanza della Fashion Paint. Prego, fare una piccola camminata e poi puoi toglierti. Vai. Avanti. Applauso, per favore.